Bentornati amici, oggi parliamo di color grading e voglio farlo mostrandovi come è possibile trasformare la vostra reflex in una camera da presa cinematografica in pochi facilissimi step. Partiamo da un presupposto. Nel momento in cui scattiamo delle fotografie, abbiamo un profilo che viene incorporato automaticamente e che è modificabile successivamente. Di solito è camera standard, lo ritroviamo nel momento in cui apriamo le nostre immagini con un software di editing di immagini. Ora, se stessimo lavorando con una camera super moderna, come per esempio il sistema R di Canon, avremmo la possibilità di girare in 8K RAW dei formati assolutamente fantascientifici. Se stiamo girando invece, come nella maggior parte dei casi, come faccio io stesso, con una camera normale, con una reflex o con una mirrorless di fascia non altissima, quello che succede è che non abbiamo la possibilità di essere così invasivi nella post-produzione, per cui che cosa possiamo fare? Per ovviare a questo fatto possiamo installare un profilo immagine sulla nostra camera in maniera assolutamente gratuita, un profilo immagine che si trova in free download, vi lascio il link in descrizione. Installando questo profilo che cosa succede? Succede quello che vi faccio vedere adesso. Noi stiamo lavorando su un'immagine che è prevalentemente grigia. Questo perché nel momento in cui noi estraiamo un video dalla nostra fotocamera normalmente è già in qualche maniera processato dal profilo immagine che abbiamo scelto. Abbiamo dei profili immagine che sono neutrale, standard, fedele. Questi profili immagine applicano già delle modifiche alla nostra immagine. Ora, nel caso di una fotografia scattata in RAW, noi saremo in grado di modificarla successivamente, ma nel caso di un video questo non è possibile. Quindi è necessario impostare con molta oculatezza sia questo profilo immagine, sia il bilanciamento del bianco, perché a seconda del bilanciamento del bianco che andiamo a impostare avremo un'immagine completamente diversa e non sarà facile modificarla in post-produzione come potremo fare su una fotografia scattata in RAW, o meglio, è facile nel senso che il procedimento è lo stesso, ma abbiamo una caduta qualitativa considerevole, perché è come se stessimo lavorando su un JPEG. Dunque andiamo a vedere come si installa il profilo CineStyle per poter lavorare con la nostra solita videocamera e ottenere dei filmati molto molto più cinematografici. Bene, eccoci qua. Prima cosa da fare è connettere la nostra fotocamera al computer tramite l'apposito cavetto USB. Se abbiamo la possibilità di connetterci via Bluetooth, tanto meglio, anche se io quasi preferisco il cavetto perché insomma è un po' più stabile. Accendiamo la camera e andiamo ad aprire il software dedicato Canon EOS Utility che scarichiamo dal sito di Canon, vi lascio il link in descrizione. Softwareino che non pesa niente e che non dà sostanzialmente nessun fastidio, però consente di fare queste operazioni. Andiamo a selezionare scatto remoto. Vedete che da qui possiamo andare a selezionare registra file impostazioni utente che ci consente di vedete che qui abbiamo tutti i profili già preinstallati sulla camera, ci consente di installare un nuovo profilo. Io vado a prendere CineStyle di Technicolor, lo apro, ecco, l'abbiamo installato correttamente in uno degli slot liberi perché la nostra camera ha dei predefiniti utente che sono fatti apposta. Quindi in questa maniera il profilo è installato, non pesa niente, quindi ci ha messo un attimo. Se andiamo a vedere Picture Style, vediamo che su predefinito utente 1 abbiamo il nostro CineStyle. Ora facciamo una modifica, andiamo a migliorare la nitidezza, andiamo ad aumentarla di 2 punti, questo per avere un minimo di nitidezza in più in fase di ripresa e di non doverla riprendere ogni volta in fase di post-produzione. Bene, il procedimento come avete visto è molto semplice, è già terminato. Questo ci consente di volta in volta di andare a selezionare questo profilo CineStyle e di girare quindi delle riprese che abbiano una tinta molto piatta, che siano molto grigie e che quindi ci consentano di andare a lavorare in post-produzione in maniera invasiva successivamente. È un profilo colore che è stato creato appositamente per la Canon 5D Mark II, se ricordo correttamente, ma dovrebbe funzionare pressoché su tutta la linea delle fotocamere Canon EOS e anche su altre, ma io non le ho testato solo sulla linea Canon, quindi vi posso garantire solo per la linea Canon. Ora, ovviamente, nel momento in cui stiamo scattando delle fotografie, dobbiamo toglierlo questo profilo. Questo profilo ci serve solamente nel momento in cui stiamo scattando dei video. Quando stiamo lavorando sulle fotografie, io spero che stiamo scattando in RAW e che quindi andiamo a lavorare nella maniera più corretta per ottenere i risultati migliori. Quando stiamo girando dei video e vogliamo fare della post-produzione, perché attenzione, girare con il profilo CineStyle significa che poi siamo costretti a fare della post, perché avremo un'immagine grigia molto piatta, molto slavata, quindi attenzione a fare la scelta più oculata, perché se è un progetto importante su cui vogliamo mettere le mani, è la cosa giusta da fare impostare il profilo colore CineStyle. Se invece
è un progetto easy su cui non vogliamo lavorare, è una ripresa standard che deve uscire in fretta, quindi non abbiamo tempo e voglia di lavorarci, non impostiamo CineStyle, impostiamo un profilo colore normale, camera standard, in maniera tale che siamo pronti a uscire subito. CineStyle serve nel momento in cui vogliamo essere noi a dare la nostra impronta all'immagine, quindi se questo è il caso vi invito a installarlo, a provarlo e a farmi sapere che cosa ne pensate. A questo punto io vi invito a lasciarmi un commento e un like a questo video, specie se vi è servito a qualcosa, e ragazzi rimanete sintonizzati perché ci si vede alla prossima.